diretta corsa al Cirigliano, 100 metri alla chiusura delle ali, al via gli anziani di categoria ED, sulla distanza del miglio. Il più veloce è chiaramente Niagara Gifar nei confronti di Pamplona Mail. A largo interviene Panzer LP che poi rompe. E così a comandare Niagara su Pamplona e Nasdaq. Sposta Pamplona Mail e va a rilevare Niagara Gifar. Quarto completato in 31, a largo c'è presuntuoso NAF. Si arriva al completamento dei 600 in chiara decelerazione. È stata la rottura anche di Peter Fornis. 46,2. Seconda pariglia esterna Lovely Starlight. In terza Naturally B. Giro di pista completato in 1,2. Pamplona Mail e Niagara Gifar nelle prime due posizioni. A largo presuntuoso e Lovely. Poi Nasdaq lungo la corda. Chilometro in 1,18,2. Pamplona Mail sta controllando la gara, ma c'è lo scatto di Lovely Starlight a centropista. Lovely va ad impegnare la leader. L'attacca a fondo, la sta già dominando. 1,33 e mezzi, 3 quarti di miglio. Pamplona di dentro e Lovely di fuori. Lovely è più incisivo. Pamplona cerca di resistere, si muove Nasdaq. Nasdaq va a caccia dei primi due. È passato Lovely. Lovely Starlight a centropista in vantaggio, attaccato da Nasdaq. Lovely Starlight fin sul traguardo, poi Nasdaq e al terzo Pamplona Mail. 9-1-2 l'arrivo probabile ed ufficioso della quinta corsa dal Cirigliano con Lovely Starlight, l'andoverol della signora Anna Annunziata che doppia il successo recente. E nonostante il percorso esterno emerge nei confronti di Nasdaq molto bene all'attesa con Pignatella, ed al terzo Pamplona Mail respinge Niagara Gifar.